Ulderico Pesce, benvenuto a Vigianello, non è la prima volta. Però una cosa simpatica, tu sei Biagio Franco per accontentare. Sì, in effetti ho, come tutti noi, ho più nonni. Uno zio si chiamava Biagio. Allora, mio nonno si chiamava Ulderico e quindi mi chiamo Ulderico. Poi, per non far torto a un fratello di mio nonno, morto per giunta il povero Cristo sul lavoro, mi chiamarono Biagio come lui e Franco come un altro zio. Cioè, praticamente c'è la sintesi. Per non sconzare le cose a casa, mi chiami in un modo che poi è difficile pure sapere come ti chiami, che già nasci praticamente con una forte debolezza, no? Che non sai neanche com'è il tuo nome, il tuo cognome. Ne ho tanti, però diciamo che il nome di cui vado maggiormente fiero è quello di un nonno che faceva la rotina. La rotina. Raccontaci di questo nonno. Mio nonno che faceva la, il mio bisnonno Davide già faceva l'arrotino nel dopoguerra, no? Girava i paesi della Basilicata vicino alle macellerie e ammolava i portiello, ecco. E tutti se lo ricordano. Il mio paese, parlava con le galline, era una persona di grande cordialità, antifascista, raccontava storie di Socialista. socialismo, di anarchia. Era una brava persona e mio nonno poi ha continuato per un po' il lavoro del mio bisnonno Davide. E la cosa particolare è che queste persone raccontavano delle cose, no? Erano simpatici, avevano la voce forte, quindi parlavano, raccontavano queste cose e la gente li ascoltava. Pertanto io ero piccolo, proprio bambino, ascoltavo loro e forse faccio questo lavoro anche per merito del mio bisnonno e di mio nonno. Ti piaceva ascoltare e quindi poi alla fine ti sei innamorato del raccontare, però non potevi diventare arrotino perché forse perché non lo so, insomma. Ogni lavoro ha la sua dignità e non si può più diventare arrotini perché oggi non conviene più a Molano Curtiel. Fai prima andare al supermercato e comprartene un altro, anche se i coltelli veramente buoni vanno portati dalla rotina. Pertanto poi la cosa che mi aveva colpito di più era più il parlare di mio nonno e del mio bisnonno, più che l'azione di ammollare i coltelli. Credo che la parola sia la lama migliore che ci sia. È un'attinenza bellissima con l'arrotino, la lama. Le parole vanno affilate e fanno più male le parole che le lame, che l'acciaio. Infatti queste parole che tu racconti, dicevi, ti hanno portato parecchie denunce. No, a dire la verità, tre o quattro finite tutte bene. Cioè, sono stato sempre prosciolto, mai condannato. Cioè, mi hanno accusato delle aziende che prendo come riferimento per danni molto gravi, ambientali soprattutto, che hanno fatto, però sono stato sempre prosciolto. Certamente ho passato 2 anni sotto la protezione dei carabinieri e questa non è una cosa bella, cioè il prefetto di Potenza e il questore di Potenza e la prefettura di Roma capirono che era meglio per 2 anni mettermi sotto scorta vigilata, pertanto sono stato protetto. Ed era un po' triste, per esempio mi ricordo una notte a Senise. C'erano i carabinieri che mi accompagnarono alla pizzeria, un'altra volta a Scanzano Jonico, stessa cosa. Ora però è finito, insomma, un po' moderato anche i termini. Hanno scritto di te tante cose, che sei un artista, che racconta, affabula, ricorda, stupisce e insegna. E ogni suo spettacolo si trasforma in una battaglia ideale. Eh sì, l'hanno scritto, non mi ricordo chi l'ha scritto, ma mi pare l'Unità. Ah, vabbè. Cioè, hanno scritto. Ah,
Rodolfo Di Gianmarco sulla Repubblica. Sì, insomma, la critica italiana mi tratta molto bene e di questo sono contento. Repubblica invece scrive di lei che è un artista impossibile, che sarebbe piaciuta a Italo Calvino, un raccontare tenace il tuo, che avrebbe colpito Natalia Ginzburg, un conferenziere pacifico che avrebbe incuriosito. Questa è la cosa più bella che mi è stata scritta. Rodolfo Di Gianmarco su Repubblica. Il paragone con, per giunta, vi devo dire la verità. Allora, Paso, lui mi paragona, dice, ero ancora molto giovane, sto ragazzo sarebbe piaciuto a Natalia Ginzburg, a Calvino e a Pasolini. Allora, Calvino un po' lo conoscevo, l'avevo studiato al liceo, ma di Natalia Ginzburg e Pasolini conoscevo molto poco. Quindi dico, ma fammi a vedere che scrivono questi, perché forse capisco pure meglio me stesso. E devo dire che, ecco, quando due parole ti spingono pure a leggere, ad andare avanti, più in profondità nelle cose. Buono ha fatto a dirmi queste parole. Il tuo raccontare tocca delle vicende, diciamo, spinose dell'Italia, del Mezzogiorno. L'ultima vicenda che tu sai, insomma, su tutti i giornali, su tutte le televisioni, è questa della Terra del Fuoco, del napoletano, una terra avvelenata. Cosa... Ma su questo problema nel 2004 cominciai a costruire uno spettacolo che si chiama Asso di Monnezza, che racconta proprio i traffici illeciti di rifiuti. È una piaga, ma attenzione, perché là la Terra dei Fuochi è visibile, però è tutto il sud dell'Italia che è stato utilizzato come pattumiera d'Italia. Pertanto là oggi cominciano le persone a in qualche modo a protestare, ma dobbiamo fare in modo che la magistratura e che l'opinione pubblica, che il sentire comune venga portato agli estremi, anche per casi più eclatanti, dove, insomma, in tutto il sud dell'Italia ci sono i traffici illeciti di rifiuti e sono illegali. Però ci sono cose che cioè in qualche modo sono state rese legali, cose che sono illegali, e questa è una battaglia che ora dobbiamo cominciare a portare avanti e che mi incuriosisce di più, perché i fuochi, i traffici illeciti di rifiuti sono illegali, pertanto devono essere puniti, ma ora mi comincia a colpire quanto c'è di illegale che è legalizzato, cioè che noi li vediamo che bruciano, che producono, e la loro attività è illegale, è totalmente illegale, ma lo Stato l'ha in qualche modo legalizzata. Questo comincia a colpirmi veramente molto ora. Tutta questa forza narratrice che c'è, qual è il punto debole? Da parte mia? No, nella forza della narrazione, che è fortissima e che però non riesce a scalfire quello che è appena detto. Le parole hanno dei limiti. Le parole hanno il potere di denunciare, di far male, di colpire psicologicamente delle persone, dei gruppi di potere, però non hanno potere di legislazione, soprattutto le parole dei deboli. E quando queste parole dei deboli passeranno poi ad essere le parole di chi governa, di chi gestisce, di chi emana le leggi, probabilmente avremo un'Italia migliore. Quando, secondo te, i deboli, che sono tanti, diventano forti e possono incidere sul potere di legislazione? Fra quanto tempo? Non lo so. Cioè, la domanda è fra quanto tempo? Quando accadrà?
Io spero presto, poi il quando dipende anche dalla forza che tutti i deboli hanno, perché oggi vedo anche che i deboli vengono comprati con molta facilità. I deboli non solo non hanno più la forza della protesta civile, democratica, ma vengono anche in qualche modo comprati. Comprati perché sono dei disperati. Oggi in un'Italia dove il lavoro non è più un diritto e non hai il lavoro dà la dignità alla persona, tu hai la sicurezza e quindi puoi pensare come vuoi e puoi parlare come vuoi. Quando il lavoro non ce l'hai, perdi quella dignità e diventi in parte pilotabile e in parte schiavo. La prima battaglia è quella del lavoro, fino a che il lavoro non apparterrà a tutti per diritto, siamo a rischio di compravendita. Tu dirigi il Centro Mediterraneo delle Arti. Cos'è il Centro Mediterraneo delle Arti? Il Centro Mediterraneo delle Arti è una compagnia di produzione teatrale, di eventi teatrali, che ha sede in Basilicata ma che opera in tutta Italia, che è riconosciuta dal Ministero della Cultura. È un gruppo di persone, un gruppo di lavoro fatto da attori, attrici, musicisti, cantanti, tecnici, creatori di eventi, manager, comunicatori, che in qualche modo mirano a costruire degli eventi teatrali, prevalentemente teatrali, anche se ci è capitato anche il film di coprodurre il film Passannante, e per tentare di emozionare le persone, di informare, di legarsi alla gente poi che viene e che vede le cose.